he <laughs> Non lo prendete per un qualche cosa che magari date per scontate, ma siccome noi parliamo di switch fra antidepressivi eh, e giustamente il collega Guido di Sciascio diceva che i motivi fondamentali per i quali uno non opera uno switch da un farmaco è per inefficacia o per effetti collaterali, privilegiando ovviamente l'inefficacia. Ecco, qualche volta prima di eh, stabilire se un farmaco è efficace o no dovremmo essere sicuri. Che una serie di cose le diamo per scontate e queste ve le leggete, non c'è bisogno che ve le legga io. Ma insomma, sono cose: alcune un po' cliniche e banali, altre anche un po' più eleganti per alcuni aspetti che fanno riferimento ai metabolismi, al fatto che siamo differenti uno dall'altro. Io, da quando ho a che fare con il Sant'Andrea ho a che fare con un centro che si occupa di una medicina personalizzata e che ci dà un sacco di risultati, cioè che ci permette un sacco di volte di capire che pazienti apparentemente resistenti ai trattamenti in realtà lo sono non perché il farmaco non funziona, non perché non lo prendono, ma perché proprio il fegato tanto per capirsi funziona in maniera differente, quindi ci sono citocromi che funzionano in maniera differente, il metabolismo dei farmaci va in altro modo. Tu sei convinto che loro prendano dosi enormi di antidepressivi, gli vai a fare i dosaggi plasmatici e trovi che ce ne sono pochissimi. Questo per dire posso essere delle realtà che svincolano il povero paziente dall'essere un farmaco resistente è soltanto un paziente che funziona in maniera, in maniera differente che può essere studiato. Eh, questo è quello che normalmente si fa quando iniziamo a curare i nostri pazienti. Dobbiamo stabilire tutta una serie di dati, ma che insomma li diamo per scontati questi, ve li leggete, eh, raccogliere. Il, qui è, fra poco scenderemo nello specifico quando e perché eventualmente operare delle sostituzioni, eh, stabilire i passaggi da una classe all'altra, vedremo subito, eh, piazzatevi nella testa fin d'ora, soprattutto i giovani ovviamente. <coughs> che passare da un SSRI all'altro non è una perdita di tempo. Vedremo in un secondo tempo che sono spesso delle molecole accumulate solo da un blando e forse un po' naive tentativo di considerarle molecole della stessa classe eh, vedrete poi sono molecole con un cinetico e farmacodinamica completamente differenti, quindi questa è una delle realtà in cui passare da un SSRI all'altro ha un senso eventualmente combinazione delle terapie Parleremo un minimo anche di augmentation senza scendere nello specifico perché queste le conoscete. Non parleremo di terapia elettroconvulsiva, anche se purtroppo ci tagliamo una parte importante eh, della clinica. Se potessimo invece parlarne, perché è chiaro che eh, quando noi parliamo di pazienti resistenti al trattamento, non adoperiamo mai il termine di refrattario, perché il refrattario sarebbe nient'altro che quella parte in più in cui il paziente ha provato tutto quello che è possibile provare e molto spesso l'ECT non viene provato ed è come dire togliere al paziente in qualche occasione. Un pezzo di, di vita è come togliere eh, ad un paziente un trattamento oncologico nuovo o un, tra un trattamento oncologico importante che noi non possiamo dare perché molti dei nostri pazienti non possono usufruire di queste tecniche, ma questo ci porterebbe lontano. Molto banalmente, nel momento in cui abbiamo a che fare con pazienti che non rispondono al trattamento, ci sono queste famose scale che ci permettono solo di comunicare, non è un qualche cosa di utile dal punto di vista clinico, però, da un punto di vista della comunicazione, sappiamo che, ad esempio, il 7-7 alla scala Hamilton indica che il paziente abbia risposto al trattamento, altri punteggi ce ne vanno meno, ma sono cose che, da un punto di vista clinico, eh, c'è stato un tentativo. Noi psichiatri ci sogniamo. Di poter avere quello che non so, immaginiamo gli oncologi. Se voi vedete una diapositiva in cui si fa riferimento allo staging, alla stadiazione di un linfoma di Hodgkin, eh, vedrete che ci sono tutta una serie di punti precisi che da Mazzara del Vallo a, a Bolzano vengono considerati per stabilire se quell'infoma deve essere aggredito con un certo tipo, uno stadio, due stadi, tre stadi, eccetera. C'è stato questo tentativo in qualche modo di arricchire le nostre informazioni e non ve le, non ve le passo in rassegno, uno, ma sono dei. I tentativi in qualche modo di indicare le depressioni resistenti, e vedete, molti gruppi di lavoro si sono dedicati a poter dare degli step e poter dire che, che un paziente resistente, uno, si è approvato un certo tipo di farmaco. Sale se i farmaci invece che uno sono diventati due, le tipologie di farmaci e così via. Ve li ho portati solo, io anzi. Non sono geloso delle mie depositive, le posso lasciare qui. Chi vuole se le prende e se lo vede con un po' di calma a casa, che questo è soltanto un fil rouge che deve un po' guidare. Quindi, tutti i tentativi di indicare i criteri attraverso i quali i pazienti non stanno rispondendo, per i quali è necessario eventualmente l'utilizzo di. Un farmaco, che vedete sono, ripeto, a secondo dei vari gruppi di lavoro chiaramente abbastanza accomunati dall'idea che esiste un periodo minimo di tempo entro il quale il paziente non può essere considerato farmaco resistente se non sono state provate una serie di molecole. Mm, giusto un minimo di riferimento a questo concetto di tachifilassi, che qualche volta citiamo, che magari i più giovani citano meno, conoscono meno, questa che viene definita pop-out, è praticamente quello che vedete, cioè il fatto che nel corso del tempo alcuni pazienti perdono dopo un'iniziale eh, brillante risposta al trattamento è come se si andasse affievolendo nel corso del tempo. Fra le motivazioni possono esserci la possibilità ovviamente della non aderenza, qui c'è anche un puntore, non lo so, no, della non aderenza, un problema di, di desensibilizzazione dei recettori e udite, e anche questo è un argomento che ci porterebbe lontano: il venir meno dell'effetto placebo, che rappresenta un effetto estremamente importante, ecco i più giovani o i meno che conoscono meno questo argomento, non vi portate appresso che l'effetto placebo sia un qualche cosa legato esclusivamente alla suggestione, ad una gestione un po' così elegante del paziente perché è molto affezionato, l'effetto placebo ha una sua biologia, un suo meccanismo e quindi a un certo punto il venir meno dell'effetto placebo potrebbe essere responsabile della diminuzione dell'efficacia del farmaco. Un gruppo a testimonianza di quanto il problema della depressione resistente, che ancora oggi, eh, e vedo qui alcuni amici con i quali si è disquisito a proposito della possibilità o meno di dare una definizione di depressione resistente, non esistono ancora criteri eh, univoci con i quali si stabilisce, questo è come con la schizofrenia, dove ci, si ruota intorno ai criteri di Kane, che poi fanno un po' acqua da tutte le parti se uno nella clinica li volesse seguire. Allora, sono criteri che però... Tutto sommato tirano fuori delle realtà cliniche che ci dicono che fondamentalmente la conorbidità con disturbi d'ansia, il non aver risposto al primo antidepressivo, costituisce un qualcosa che può nel lungo termine essere una sorta di early, early intervento relativamente alla depressione resistente il rischio suicidario e gli aspetti melanconici costituiscono un qualche cosa che sicuramente può in parte essere eh, vista come una delle cause per le quali si risponda poco ai trattamenti e questo è un aspetto di clinico ma con il quale possiamo andare avanti. Un'altra cosa importante, qui vedo un sacco di volti di persone che si occupano di pazienti bipolari da sempre, e la non risposta iniziale a un trattamento antidepressivo dovrebbe far scusate l'espressione poco elegante, addrizzare le orecchie al clinico, e cioè immaginare che quello potrebbe essere il segnale di un paziente, di quei pazienti che poi si dice che nell'arco della vita nel 60% dei pazienti diventano disturbi bipolari. Non sono bipolari, che, non sono monopolari che si trasformano in bipolari, ma sono bipolari da sempre e che chiaramente una gestione un po' non oculata, una gestione un po' troppo aggressiva sul sintomo depressivo è la... Piccola, vogliamo dire, cecità clinica o la minore attenzione clinica su tutti quegli aspetti di ipomania che sfuggono al controllo, possono in qualche modo. E allora lì il fatto che un paziente risponda poco a un trattamento antidepressivo in primo episodio deve far pensare che quello non sarà probabilmente un paziente farmaco resistente o un depresso resistente, ma potrebbe essere un bipolare che risponde male, e da lì a qualche tempo poi saremo. In qualche modo involontari artefici dell'innesco della forma conclamata della malattia con gli effetti di vario genere. Quindi fondamentalmente è questo quello del quale ci dobbiamo preoccupare, ma direi che possiamo andare avanti. E qui allora. E questa sorta di dicotomia, eh, switchare, come diceva giustamente Guido, che rappresenta un momento topico, della, è una scelta importante che uno fa nel momento in cui lascia una terapia e ne inserisce un'altra, oppure il discorso dell'augmentation vedremo velocemente in questi pochi minuti. Già vent'anni fa questi milestone, queste pietre miliari della gestione del, del farmaco, ci sono lavori che sono già 15 anni che dicevano, buttavano, questi impulsi sul come gestire questa situazione e, e vedete eh, prima Guida ha fatto vedere quell'editoriale quell dell'American Journal in cui lo switch or stay riguardava gli antipsicotici, eh, qualche anno prima c'erano già gruppi di lavoro che si occupano di questo, che si ponevano il problema nel, nei pazienti che non rispondono, ma qual è la strada migliore? Che cosa si fa? Si cambia o si aumenta il dosaggio? Dopo questa piccola introduzione carrellata così senza respirare, rifacciamoci gli occhi con lo Stardì, no? Così come lo studio Katy è lo studio Katie è lo studio eh, per eccellenza. Oggi ogni volta che parliamo di antipsicotici, parliamo di questo studio, eh, lo studio Stardì è questo studio importante, se, sapete, è stato fatto negli Stati Uniti che è un inno, è un inno allo switch, no? Vedete? Praticamente gli step successivi sono il fatto che si partiva con un farmaco, si switchava all'altro e poi vedete come diminuiva tendenzialmente la percentuale di pazienti che rispondevano mano a mano che passavano di molecola in molecola. Non mi chiedete perché partiti con il citalopra, non chiedete perché si arriva a questa associazione farmacologica che non è proprio fra le più frequenti, la bella faxina ad alti dosaggi e la mirtazapina, eccetera. Non chiedete, è stato un protocollo che ha gemmato centinaia di lavori, ma che fondamentalmente. Ci dicevano questo, secondo gli estensori, lì c'è Fava, questo nostro collega, eh, che lavora negli Stati Uniti, che era un po' come dire, il grande punto di riferimento di questo studio, l'opzione più favorevole per i non-responder, cioè quelli che migliorano meno del 25%, è switchare un altro farmaco. I responder parziali, il 25-50%, potrebbero preferire il potenziamento all'antidepressivo iniziale, magari con un secondo farmaco, queste sono le le pesi, come dire, i risultati dello Stardi, in alcuni casi quando si verificano eventi avversi lo switch potrebbe essere la strategia più appropriata. Questi sono i criteri dello switch, il problema è quello che diceva precedentemente anche Guido, è switchare da un farmaco all'altro senza avere delle nozioni, non dico di, di altissimo livello come alcuni farmacologi che vedo qui in sala, ma comunque anche quelle minime che chi fa il clinico dovrebbe sapere, significa avere una serie di effetti collaterali che sono il, come dire, gli effetti carry over dei, dei precedenti trattamenti, che si sommano agli effetti collaterali dei farmaci che inseriamo e mettiamo il paziente chiaramente in una situazione di rischio o perlomeno di difficile gestione della situazione clinica poi in molte situazioni va fatto, ci mancherebbe altro però ricordiamoci questo, togliere un farmaco oltretutto qualche volta in maniera un po' empirica dicendo da domani non prenda più questo e inserisca quest'altro è un qualche cosa che può avere un senso secondo me ha ragione Guido solo con un paziente che ha 1500 di bianchi improvvisamente con la clozapina è lì che poi non puoi eh, decidere di perdere tempo eh, in qualsiasi altro caso la gestione più elegante evita tutto questo, che è tutto un intero studio dedicato a quali erano gli eventi e gli effetti collaterali peggiori. Spot, spot per voi giovani. Noi siamo cresciuti e voi state più o meno crescendo nel concetto che le famose quattro settimane è il minimo da, da, da dedicare alla possibilità che un farmaco faccia il suo effetto e qualche volta guadagniamo ancora quella settimana quando il paziente dice: Ma ancora non vedo nulla, ma insomma, quattro settimane è un modo di dire, non è così automatico che siano quattro, possono diventare cinque. No, diciamo che più o meno siamo tutti cresciuti con questa realtà. Oggi ci sono dati che ci dicono che in realtà alcuni segnali che il farmaco funziona dovrebbero, trattino, potrebbero essere visti già con un certo anticipo. Questo soprattutto nei trial clinici dove noi i pazienti li vediamo spesso, ogni settimana, ogni due settimane. Nella clinica è leggermente meno facile perché spesso il paziente inizia una terapia e gli si dice "rivediamoci fra un mese quando magari vedremo le cose come vanno, ma dati ci confermano che se non esistono nelle prime due settimane segnali che qualche cosa si sta leggermente muovendo è possibile che quello sia un paziente che risponderà poco a quel trattamento per cui in queste realtà spesso viene consigliato una sorta di early switch, uno switch precoce qui c'è uno studio di questo collega Romera in cui faceva riferimento che se dopo tre settimane, già la quarta settimana, durante la quarta settimana non c'era stato un miglioramento si passava velocemente a switchare da un farmaco all'altro e chi switchava precocemente aveva un decorso migliore rispetto a chi invece rimaneva stagnante nel trattamento. E qui è, non so quanto si veda, quanto sia nitida questa immagine, ma insomma è un ulteriore studio che conferma, è una sorta di editoriale che eh, raccoglieva una serie di lavori Switch dicendo che può essere comunque una formula quella di poter eventualmente avere un incremento eh, inizialmente. Ehm, quello che vi accennavo precedentemente, eh, anche qui, Cresciamo, siamo cresciuti nell'idea che se uno deve cambiare farmaco eh, ci hanno insegnato che dovrebbe cambiare con un farmaco, con un altro meccanismo d'azione. Okay? Eh, nessuno di noi, credo, alzi le mani, ma così mi diverto soltanto, permettetemi 10 secondi, in questa, uh, in questa platea quanti hanno adoperato un IMAO? Ecco, chiaramente a parte l'età. Insomma, parte l'età e qualche nostalgico, eh, gli MAU, le nuove generazioni non li conoscono. Eh, vi posso assicurare che vi perdete molto nel non adoperare gli MAU. Credo che le generazioni insomma, vedo, tutte, sanno che sono delle molecole che funzionano molto bene. Molto spesso i pazienti vengono definiti farmaco resistenti senza che l'IMAO gli sia stato dato. E che è un farmaco con una, un meccanismo d'azione eh, unico per alcuni aspetti e che potrebbe avere un senso. Insomma, qualche volta scherzando con gli specializzanti, eh, glielo dico. Allora, da lunedì ci vediamo, se capita, vi faccio vedere come si dà un'imagine. Vi faccio vedere, nel senso, proviamo l'emozione di dare un IMAO, che vi posso assicurare ci cioè, sono emozioni molto più gratificanti nella vita, si possono, si possono dare con una grande tranquillità, ma molti non lo danno. Quando si switcha invece per gli SSRI, ricordiamoci che gli SSRI, se mi ricordo bene il punto in cui ho messo la diapositiva, che sarebbe subito dopo questo, ah, forse io lì devo. Ecco, esatto. Ecco qua, questa è la fotografia degli SSRI, vedete che sono differenti veramente uno dall'altro. Sono delle molecole che sono soltanto grossolanamente accomunate da un meccanismo che è quello della ricaptazione della serotonina. In molti testi. Eh, di lingua inglese la seconda S è scomparsa quindi il fatto che fossero selettivi è scomparso perché non sono selettivi per niente quindi guardate, guardate voi queste molecole e rendetevi conto che se togliamo il citalopra in parte, insomma ecco guardate la fluoxamina, guardate la sertralina la sertralina è quella molecola che qualche anno fa aveva fatto sì che alcuni pazienti che mostravano sintomi da impregnazione eh, neurolettica e tutti pensavamo che fosse la mamma che di nascosto metteva qualche goccettina di, di antipsicotico, in era legato al fatto che come potete vedere ha un certo tipo di eh, affinità non indifferente per i recettori della dopamina quindi stepone, ci sono dati di effetti extrapiramidali da sertralina cosa che invece non ci sono col citalopra e così via quindi per dire, allora, nell'ambito di una paziente che non risponde a un trattamento con SSRI ha un senso operare uno switch nei confronti di un'altra classe dello stesso anche perché ci sono dei dati che confermano che in realtà questa sorta di dogma col quale noi siamo cresciuti, cioè che un farmaco switchare da una classe all'altra sia un qualcosa che aiuta molto, molti dati di letteratura non lo confermano questa faccenda. Okay? Vado abbastanza veloce, questa è una raccolta di tutta una serie di studi che proprio questo dice che non ci sono evidenze del fatto che passare da una classe all'altra dia dei risultati sicuramente migliori. Ah, io sempre di là, in realtà è verso la cosa. Questo è quando noi pensiamo di switchare. Poi, in qualche situazione, ci troviamo di fronte al fatto che, non avendo deciso di non switchare per mille motivi, decidiamo di operare quella che si chiama un augmentation. Allora, anche qua, questo è un po' meno dire, eh, consueto, però. Con grande frequenza ci sentiamo dire che se un paziente non risponde ad un antidepressivo è possibile aggiungerne un altro. Okay? Eh, molto spesso ci sono questi tipi di eh, tentativi di creare. Ora abbiamo i famosi farmaci duali da qualche anno. Prima facevamo dei duali fatti in casa: avevamo magari un farmaco più prevalentemente serotoninergico, gli, gli mettevamo insieme un altro farmaco, magari di tipo noradrenergico, per creare una sorta di doppio attacco. Ora abbiamo una serie di molecole che ce lo ci permettono di farlo in maniera automatica, ma fondamentalmente, fondamentalmente la somma non c'è, la letteratura mondiale non ci dice che ha un senso e che è supportato da dati di letteratura quello di aggiungere antidepressivi fra di loro, non è proprio supportato da, da dati. La combinazione, guardate insomma, questi aspetti, qui credo che in questo lavoro si facesse proprio riferimento alla possibilità di associare il farmaco della bella faxina con la mirtazapina, che è un qualche cosa che, ripeto, nello studio Star, da, Star D, rappresentava la qua, il quarto step di queste continue switch, ogni volta che il paziente sembrava non rispondere, non è supportato da dati di clinica. Eh, sì, si fa abbastanza, ma da un punto di vista di dati di letteratura, e questo è Tese, insomma un grande esperto, dati che chiaramente non confermano che questo costituisce una realtà. Aggiungiamoci una cosa, eh, non vi dovete dimenticare che esiste una sindrome che si chiama sindrome serotoninergica e che è una sindrome non gravissima, anche se comunque ovviamente esistono dati che fanno riferimento alla, anche a, a, ad epiloghi di tipo mortale con la sindrome serotoninergica, fondamentalmente è una sindrome eh, autolimitantesi. Che però ha un tipo di sintomatologia abbastanza grave e questa è legata spesso al fatto che, come avete visto nella immagine precedente, si spinga tanto su questo sistema serotoninergico. Questa la vediamo spesso con i pazienti ossessivi che prendono dosaggi molto alti di farmaci serotoninergici, e poi facciamo le augmentation, magari unendo insieme la glorimina e alti dosaggi di serotoninergici, che sono tutte cose che hanno un, come dire, un loro razionale dal punto di vista eh, della clinica, ma che molto spesso portano ad un'attivazione biologica. Ventissima di questi pazienti, che sono proprio quei pazienti che in qualche caso ti dicono io stavo male prima, ma ora mi strapperei la pelle di dosso, mi sento un nervosismo interno, non so veramente come resistere, e qualche volta ci sono anche epiloghi tragici da questo punto di vista. Quindi è soltanto per ricordare che il sommare, il montare, il montare dal punto di vista farmacologico rischia di essere un minuto e credo che ci siamo quasi. Addirittura avevamo chiuso qui, nel senso. È stata un po' una lunga galoppata, avrei, avendo del tempo avremmo potuto come dire, commentare ogni diapositiva un po' di più, ma insomma il senso del discorso è legato al fatto che... Lo switch or stay, anche per quanto riguarda i farmaci antidepressivi, dovrebbe privilegiare lo stay, cioè nel senso che rimanere su una terapia, crederci e portarla avanti per i periodi giusti. Nello stesso tempo dati di letteratura ci dicono che comunque un paziente che non risponda a un trattamento abbastanza prematuramente può essere come dire, il segnale di una possibilità che questo sia un, fa un paziente farmaco resistente. Ricordiamoci, che noi che abbiamo a che fare con i disturbi dell'umore, ricordiamoci sempre il rischio che un paziente che non risponda non è un paziente farmaco resistente, ma un paziente bipolare, o meglio, è un paziente che non risponde in quanto ha questa diatesi bipolare e allora ricordiamoci che fin dall'inizio l'inserimento di uno stabilizzatore dell'umore può migliorare la risposta in quel momento e probabilmente migliorare la prognosi nel corso del tempo. Vi ringrazio e non tolgo la parola agli altri. fій karlige rivota chamany